Caro Sindaco, prima di esprimere le mie considerazioni le voglio confessare una cosa. Come il Presidente del Consiglio Comunale ha sempre a portata di mano la Costituzione, almeno così dice, io ho sempre a portata di mano il programma del candidato sindaco Giuliano Pisapia e delle liste che lo sostengono. Quello che è avvenuto in questi ultimi tempi, e cioè la sostituzione di un terzo degli assessori che compongono la nostra giunta, rappresenta un fatto importante, un segnale politico e non tecnico. Non voglio entrare nel merito degli assessori vecchi e nuovi. Voglio, con tutta la preoccupazione e la vicinanza nei suoi confronti, ma anche la fedeltà ai principi sui quali sono stata eletta, assieme a questa maggioranza, esprimerle con tutta sincerità il mio stupore di fronte alla modalità con cui sono stati nominati i nuovi assessori. A pagina 4 del suo nostro programma si legge testualmente: «Oggi ci sono metodi, strumenti, conoscenze per praticare davvero la partecipazione e costruire la democrazia organizzata, la democrazia deliberativa. Ci sono strumenti per la conoscenza, la circolazione delle idee, l'organizzazione orizzontale e non gerarchica. Compito del nuovo comune è costruire procedure deliberative di assunzione delle scelte che incorporino in modo strutturale l'espressione di volontà anche in modo diretto da parte dei cittadini». È vero, questo è ciò che desideravamo e che desideriamo, ma io penso che dobbiamo fare ogni sforzo perché il programma nostro e la realtà che attuiamo, che viviamo, coincidano. Caro Sindaco, lo so che in questo periodo di crisi economica pensare e attuare la partecipazione è un impegno aggiuntivo a quello di riuscire a far quadrare il bilancio. Credo che noi tutte consigliere e consiglieri siamo consapevoli delle sue difficoltà, ma crediamo e le assicuriamo che un nostro maggior coinvolgimento nelle scelte che lei e la Giunta faranno ci daranno maggiore energia, perché ci aiuteranno a trovare e dare un senso al nostro ruolo e alle nostre attività di rappresentanti dei cittadini e delle cittadine. Grazie consigliere Sonego.